Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreaLink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamenti per Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Il reclutamento di oggi tratterà un solo personaggio, ma non volevo lasciarvi senza per intere settimane, quindi meglio portare un solo reclutamento piuttosto che non portarne neanche uno. E il reclutamento di oggi tratterà un personaggio che avevo in mente già da un po' di tempo di portare, ovvero Auto Mark. Automark è un personaggio che è apparso in Inazuma Eleven Go Chrono Stones e era appunto portiere, ovviamente, come classico che sia, basato appunto su Mark Evans. Ovviamente in questo gioco ha lo stesso spirito guerriero di Chrono Stones con le stesse tecniche. È un personaggio che in quanto a forza è molto simile a Mark, però secondo me la cosa buona di questo personaggio è appunto lo spirito guerriero, che però personalmente non mi fa impazzire. Ad ogni modo andiamo a vedere come prendere Automark. Per poter reclutare Automark bisogna innanzitutto aver finito il gioco, quindi aver sconfitto la flotta Ixar e finito il capitolo 10. Per reclutarlo abbiamo bisogno innanzitutto di un oggetto, di un dispositivo dal futuro. Questo dispositivo dal futuro si prende da una squadra chiamata Wildlings, che si trova negli amichevoli dell'Uomo Ombra, che lo troviamo su Fala Morbius. Per poter accedere però alla squadra Wildlings, che si trova sulla sinistra, dobbiamo prima sconfiggere tutte le squadre del percorso di destra. Una volta sconfitte tutte quante le squadre, si aprirà automaticamente il percorso a sinistra. Accediamo al percorso a sinistra e la penultima squadra da affrontare di quel percorso è proprio la Wildlings, che una volta sconfitta ci darà degli oggetti. Ovviamente il drop degli oggetti è sempre randomico e l'oggetto appunto che ci deve droppare è dispositivo dal futuro. Comunque sia, vi ricordo che non è necessario seguire i punti come li tratto io nel video, io vado solo in ordine di come il gioco me li presenta. Andiamo avanti. Il secondo requisito che ci serve è una foto. È la foto della vecchia insegna del club di calcio, ovvero quello dove Mark e i suoi compagni passavano appunto le giornate prima di una partita. Andiamo alla scuola Raymond nel presente e scattiamo una foto al vecchio cartello del club di calcio. Una volta fatto, andiamo a parlare con un signore che si trova fuori dagli appartamenti Windsor, per l'esattezza questo signore qui. Ci dirà di un computer ultimo modello che sta spopolando in questo momento. Una volta soddisfatto questo requisito, ce ne sarà uno un pochino più fastidioso, ovvero aprire 200 forzieri. I forzieri non sono altro che quei bauli, quelle ceste, chiamatele come volete, blu, argento e oro. Ovviamente in base al colore ci serve anche una chiave diversa per aprirle. Per i forzieri blu non servirà alcuna chiave, infatti sono tutti quanti strumenti base e cose simili. Mentre per i forzieri argento ci servirà la chiave d'argento. La chiave d'argento dove si prende? Si prende anche nei primi capitoli di gioco, o meglio, quando avremo accesso al Galaxy Express. Non appena avremo possibilità di muoverci liberamente sul Galaxy Express, non basterà che andare nell'ultima carrozza, dove appunto si trova anche la stanza di Glacia, e prendere l'oggetto che c'è nel forziere blu, che non è altri che la chiave d'argento. Poi, per poter prendere però la chiave d'oro che apre tutti i forzieri oro, bisogna purtroppo finire il gioco e andare nella Lost Galaxy, la galassia perduta. Dato che comunque sia vi servirà a prendere tutti quanti gli oggetti nei forzieri, basterà cercare lì in giro finché non trovate appunto un forziere blu contenente la chiave d'oro. Tenete conto che per arrivare a 200 forzieri vi servirà aprire praticamente tutti i forzieri argento e oro e tutti i forzieri blu. Ce ne sono poco più di 200, ma trovarne alcuni è abbastanza fastidioso, quindi un consiglio che posso darvi è quello di scrivervi dove trovate i forzieri d'argento e d'oro che non potete aprire sul momento. Io me li segno su un foglietto che mi tengo appunto da parte. Quando posso appunto recuperare un certo forziere, prendo il foglietto, cerco il punto dove era il forziere d'oro o quello d'argento, vado lì e lo apro. Per vedere quanti forzieri avete aperto e quanti ve ne mancano, basterà andare nel menu, lente di ingrandimento, terza opzione partendo da sinistra, coroncina dei record e appunto scendere fino a questa scritta qui con i caratteri giapponesi, che significa appunto amante dei tesori. Ovviamente io ne ho aperti 201
e trovarne alcuni è stato davvero un po' complicato perché ho dovuto ripercorrere tutta quanta la mappa di gioco per vedere se ne avevo lasciati alcuni. Ad ogni modo, una volta soddisfatto questo requisito, mi raccomando, almeno una moneta d'oro, che se non sapete come si prendono, vi basti sapere che bisogna affrontare delle sfide amichevoli più che altro. E se vincete a rango S è più facile che riceviate appunto queste monete d'oro. Una volta fatto, reclutiamo Automark, che è forte quasi quanto il Mark normale, però la cosa interessante è il suo spirito guerriero, che appunto non è sbloccabile se prima non lo reclutiamo. Non comparirà neanche tra gli spiriti disponibili in quanto esclusivo di quel personaggio. Quindi, se vi piace il suo spirito guerriero, vi consiglio di reclutare Automark e poi magari scambiarlo con un giocatore a vostro piacimento. Bene, Cuggi, anche questo reclutamento termina qui. Come ho detto, appunto, meglio uno che nessuno. E magari portare un solo reclutamento per video è anche più facile piuttosto che portare 3 o 4 personaggi. Anche se ho in mente un'intera squadra per un reclutamento futuro. Vedrò, insomma, di aggiustarmi per portare, appunto, come reclutare tutta quanta la Big Bang. Dipende che requisiti hanno, se hanno diversi requisiti oppure li hanno tutti quanti uguali. Nel caso li abbiano tutti quanti uguali, sarà molto semplice portarli. Anche se per il prossimo reclutamento pensavo a Feirune. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati, anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!